Giovedì un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la costa meridionale del Giappone. L'agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che il sisma è stato localizzato al largo della costa orientale dell'isola di Kyushu, a una profondità di circa 30 km. Di conseguenza è stato emesso un allerta tsunami con onde fino ad un metro. Nelle centrali nucleari di Kyushu e Shikoku sono stati fatti dei controlli per verificare eventuali danni. La televisione pubblica giapponese ha riferito di finestre rotte all'aeroporto di Miyazaki vicino all'epicentro. Due attiviste dell'organizzazione animalista PETA hanno interrotto l'udienza settimanale del Papa. Le due donne indossavano magliette con la scritta Stop alla benedizione della corrida e reggevano striscioni su cui si leggeva La corrida è peccato. La PETA ha esortato il Papa a tagliare i legami della Chiesa cattolica con la corrida spagnola e a condannare questo sport. Il Papa non ha commentato la protesta e l'udienza è proseguita come di consueto dopo che le manifestanti sono state accompagnate fuori dall'aula Paolo VI in Vaticano. Durante il suo discorso, Papa Francesco ha chiesto la pace in Medio Oriente e ha sollecitato un immediato cessate il fuoco a Gaza. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti, a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile. Il Papa ha pregato anche per la pace in altri paesi afflitti dalla guerra, tra cui Ucraina, Myanmar e Sudan. I nostri sforzi e le nostre... Due reperti archeologici di grande interesse storico sono stati ritrovati nel corso di un'importante operazione conclusa nei fondali di Cannatello, nei pressi di San Leone, in provincia di Agrigento. La Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, ha recuperato infatti alcune parti in piombo, in particolare un ceppo mobile e la contromara di un'ancora appartenente a una piccola imbarcazione, probabilmente di epoca romana. Il mare con i suoi fondali continua a regalarci grandi emozioni, oltre che reperti preziosi per la conoscenza della storia, dice l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione. La collaborazione tra enti, istituzioni, privati e cittadini è di fondamentale importanza per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale sommerso. L'operazione di tutela dei reperti è stata avviata a seguito di una segnalazione da parte dell'associazione BC Sicilia. La Sovrintendenza del Mare ha coordinato l'intervento avvalendosi della preziosa collaborazione di militari dell'Arma del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e del Nucleo Sommozzatore dei Carabinieri di Messina. I reperti recuperati sono stati affidati al Parco Archeologico della Valle dei Templi, che si occuperà del primo trattamento conservativo. Successivamente verranno valorizzati in una struttura del territorio agrigentino, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale e storico della Sicilia. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, acquisito il quadro informativo fornito dal personale ACOSET grazie alla profonda conoscenza del territorio, ha avviato una serie di mirati accertamenti volti ad individuare i ladri d'acqua, denunciando per furto aggravato tre cittadini che avevano effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete idrica pubblica. In particolare, il primo essere pizzicato è stato un 76enne pensionato, proprietario di una palazzina indipendente situata nei pressi della via che collega Santa Maria di Licodia a Biancavilla. In questa occasione l'allaccio abusivo alimentava l'intero stabile composto da due grandi garage al piano terra e appartamenti al piano superiore. È stata poi la volta di un 55enne residente nella periferia nord del paese che, grazie all'allaccio abusivo, riforniva ben due appartamenti di sua proprietà senza pagare alcuna bolletta e danneggiando così gli altri utenti regolari. Infine, nella parte opposta del paese, i carabinieri hanno denunciato un 37enne originario di Adrano che aveva bypassato il contatore dell'acqua per far sì che la fornitura raggiungesse due abitazioni indipendenti. I furti andavano avanti da almeno 5 anni e sono in corso i conteggi per poter quantificare quanti metri cubi di acqua siano stati illegalmente sottratti e dunque quali importi e trasgressioni dovranno risarcire alla società ACOSET. Luglio è stato il mese più caldo della storia globale. Secondo i dati pubblicati giovedì da Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, la temperatura dell'aria è stata in media di 16,91 gradi Celsius. Il margine con il luglio 2023, il mese più caldo mai registrato, è di soli 4 centesimi. Tuttavia questo mese sono stati stabiliti altri record. Un altro aspetto remarquabile del mese di giugno, abbiamo avuto i due giorni più chaud
jamais enregistrée. Donc le mois de juillet a été, à sa façon, aussi un mois record, même si la moyenne sur l'ensemble du mois est légèrement inférieure à celle du mois de juillet 2023. Con questi risultati si chiude un ciclo di 13 record mensili consecutivi per la temperatura, iniziato nel giugno dello scorso anno. Ma per gli esperti di Copernicus il margine tra le indicazioni osservate tra il 2023 e il 2024 è così piccolo da non mettere in discussione il contesto generale del riscaldamento globale e i suoi effetti. Les conséquences du réchauffement climatique, elles n'ont pas commencé au début de cette série. Cela fait un certain nombre d'années que nous les observons. Et la fin de cette série de records ne va pas marquer non plus la fin ou des conséquences du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur, les événements climatiques extrêmes ont commencé avant cette série de records et elles vont se continuer après. In Europa sono stati soprattutto il sud e l'est del continente a registrare le anomalie di temperatura più elevate a luglio. Al contrario, l'ovest ha visto temperature nella media o addirittura leggermente inferiori, accompagnate spesso dalla pioggia. I concerti di Taylor Swift programmati a Vienna sono stati cancellati dopo che le autorità austriache hanno arrestato un uomo di 19 anni per aver presumibilmente progettato un attentato terroristico. Il sospettato è stato fermato a Ternitz, a sud di Vienna, mentre un secondo individuo, ritenuto in contatto con il primo sospettato, è stato fermato nella stessa capitale austriaca. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des I media locali affermano che l'uomo era già noto come sospetto terrorista, mentre le autorità sono state informate dell'attacco da un servizio di sicurezza straniero. Il 19enne è stato arrestato a seguito di una vasta operazione di polizia che ha portato all'evacuazione di oltre 100 residenti nelle vicinanze. Tutti e tre i concerti che la Swift avrebbe dovuto tenere all'Ernst-Happel Stadium di Vienna sono stati cancellati in seguito agli arresti. Cina e Stati Uniti continuano a lottare per la vetta del medagliere delle Olimpiadi di Parigi. Il team statunitense ha vinto l'oro nell'inseguimento a squadre femminile e nei 400 metri maschili con un'incredibile rimonta di Quincy Hall. La Cina ha risposto con le vittorie nel sollevamento pesi maschile per la categoria 61 kg e nel nuoto artistico. Tra i paesi dell'Unione Europea, i Paesi Bassi hanno conquistato un nuovo oro nel canottaggio femminile, riducendo il divario con l'Italia. Nel pugilato, la taiwanese Lin Yuting si è assicurata per la prima volta in assoluto l'accesso alla finale della squadra di Taiwan. Dunque, in cima alla classifica del medagliere si confermano gli Stati Uniti con un totale di 94 medaglie, di cui 27 ori, 35 medaglie d'argento e 32 bronzi, con un ampio distacco dalla Cina, seconda classificata con 65 medaglie in totale, al terzo posto del podio l'Australia. L'Italia è invece all'ottavo posto della classifica con un totale di 27 medaglie. Bene, in generale i paesi europei, se considerati nel loro insieme, vanno al primo posto sopra Stati Uniti e Cina. Il medagliere europeo è invece guidato dalla Francia, seguita subito dopo dall'Italia al secondo posto e da Paesi Bassi e Germania al terzo e quarto posto. Le previsioni per venerdì 9 agosto 2024 di Globus Television. Giornata all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Temperature massime in aumento fino a 38 gradi, minime superiori ai 20 gradi. Mari, Mar Ionio quasi calmo, Mar Tirreno poco mosso, Stretto di Sicilia da poco mosso a mosso.